Ciao a tutti amici, benvenuti in questo mio nuovo video. Siamo su un video un po' particolare perché oggi vi devo parlare dell'enclave. Allora, partiamo però da Fallout 1 perché bisogna partire dalle origini. Su Fallout 1 tu sei un uomo che viene da un Vault che deve recuperare un chip per la purificazione dell'acqua e dopo aver fatto questo scopri che, come dire, ve lo dico in pochissime parole. Devi salvare il mondo dai supermutanti che vogliono attaccare e conquistare uccidendo tutti gli abitanti della zona. Dopo aver ucciso The Master, il personaggio del Vault 13 ritorna al Vault, però viene esiliato e un gruppo di giovani del Vault che sono usciti vanno insieme a lui per fondare Arroyo e qui inizia Fallout 2. Devi salvare il villaggio perché c'è una gravissima carestia che sta affliggendo questa terra e quindi la sciamana, che è la nipote del Vault 13, dell'uomo del Vault 13, dice che devi salvare il villaggio. Dopo questo io ho giocato a tutti i Fallout, quindi vi posso dire senza problemi qualsiasi cosa. Vi viene informato che degli uccelli neri, rapiscono degli uomini del tuo villaggio e dove tu stai, quindi dagli sci, che è una specie di Chinatown attorno a RNC, ti dicono che potrebbe essere l'enclave, perché per uccelli neri potrebbe significare dei vertibird, che è infatti di colore nero. Quindi tu, dopo aver recuperato il GEC, Garden of Eden Creation Kit, devi distruggere l'enclave. Per distruggere l'enclave ci sono vari modi, soprattutto Frank Corrigan. Per distruggere l'enclave devi prima ovviamente uccidere Frank Corrigan e poi farlo in due modi: o vai a Narambo oppure vai da Dick Richardson, in cui tu costringi a darti i codici delle torrette così da poter dare i codici per attaccare Frank Corrigan, perché l'armatura di Frank Corrigan, cioè ha un'armatura atomica perché è un super mutante. Infatti nel clave che ho i supermutanti per una linea di soldati forti e che potessero resistere alle radiazioni, però non può reggere braccia, cioè intelligenza proprio per 10, vabbè, parte quello. Tu puoi andare sia in gruppo sia da solo e puoi anche convincere i soldati di Frank Corrigan, che fanno parte dell'enclave, ad attaccare Frank Corrigan perché potrebbe essere una specie di pericolo. Fatto questo, Frank Corrigan muore in un modo un po' molto sinceramente non so se potrebbe essere reale, vabbè è un gioco, questo è vero. Muore la metà del corpo, la parte superiore salta in aria e la sua testa salta in aria. Ma quindi chi è che distrugge la stazione petrolifera? Non ho mai capito. Infatti quando lo dividi in inglese quelli dicono che non si sa come abbia fatto a distruggere la stazione petrolifera. Va bene, qui arriva Fallout 3, uno dei giochi che hanno rovinato l'enclave in tutti gli aspetti, soprattutto nei vestiti, perché non è possibile che tu fai questo tipo di vestito, cioè ad un ufficiale gli dai un uniforme come se fosse una sala da ballo, mentre agli altri dai un'armatura atomica, la X-02, che fa un po' schifo graficamente. Può essere anche forte, ma fa schifo, è molto meglio la X-01 della West Coast. Perché dopo Navarro, dopo che hanno perso Navarro nella stazione petrolifera, se ne vanno ad est, secondo la Bethesda, capi? Perché gli scrittori della Bethesda sono molto intelligenti, tantissimo. Tu del Vault, che non sei mai uscito dal Vault, sei disinnesca una bomba atomica, sai nuotare, tu devi trovare tuo padre, devi distruggere il nave, cioè, da caso. Vai da John Henry Eden. Chi è John Henry Eden? John Henry Eden è il capo dell'enclave adesso, un computer che è attivo da più di 200 anni, che mai nessuno è riuscito a bloccare in nessun modo, né con la scienza, né con il carisma, con niente. Il personaggio gli dice quattro frasi, tra cui una dice non ha senso. John Henry Eden esplode, muore proprio, muore. Con quattro frasi muore, una cosa inconcepibile per un gioco così. Come lo puoi ammazzare con il carisma un computer che non aveva nessun difetto? E dai, su, per favore. Poi arriva Broken Steel, che è uno dei peggiori di NC in assoluto. Quello che fai con l'enclave?
con quelle disumanze dell'enclave, perché dopo Fallout 3, no? L'enclave ovviamente rimane in pochissimi dopo la distruzione, no? Rimangono in 500 più o meno. Che fanno questi 500? Invece di ritirarsi e fondare un nuovo enclave, una nuova ideologia per cambiare, no! Attacchiamo i Liberty Prime! Così, a caso, attacchiamolo! Andiamogli sotto le gambe e facciamoci ammazzare con il nuke che ci lancia, proprio che proprio lancia il nuke, proprio delle bombe atomiche sui soldati. Cioè, e non sparano a petto e stanno un metro da Liberty Prime. E tu mi vieni a dire che questo è un bel DMC? Che qualunque cosa che tu fai, distruggi sia la confraternita che l'enclave se vai con l'enclave. Cioè, non ha molto senso una cosa. Fortunatamente, Fallout New Vegas. Grazie, grazie, grazie proprio agli sviluppatori dei primi Fallout. Perché Fallout New Vegas è stato scritto da quelli dei primi che hanno fatto Fallout. C'è una truppa dell'enclave di Fallout 2, anche se sono vecchi, più o meno, comunque ci sono. Ovviamente si pentono, sono dei soldati pentiti dell'enclave, che hanno ancora una X-01 Tesla, tra l'altro, che è molto 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 potente. E questi qua ti aiuteranno, se tu li riunirai, nella battaglia di Overdun. Dopo questo arriva Fallout 4. Fallout 4 qui non dice niente dell'enclave, ormai l'enclave per la Bethesda è un ricordo passato, la Bethesda odia l'enclave, si è notato già da Fallout 3. Però nel DMC di Fire Emblem, che è quasi una copia di Point Lookout, però vabbè, c'è un soldato, un ex soldato dell'enclave chiamato Richard, che era un ricognitore della zona contaminata della capitale, che è stato salvato dai figli dell'atomo, ed ora serve l'atomo. L'enclave però, secondo la fandom wiki, c'è scritto che c'è una parte dell'enclave che non segue il modus operandi di quello cattivo, che ha creato i Death con i supermutanti, che vuole aiutare tutta la popolazione che è una zona contaminata, i supermutanti, vuole aiutare tutti. E cosa più importante, si trova nella parte centro-orientale, quindi dal centro e oriente dell'America, quindi potrebbe trovarsi anche a Chicago, però questo non lo so. Ovviamente sto ipotizzando, ci sono anche dei rumor in cui l'enclave è nello spazio, ma a questa cosa non è che ci creda più di tanto. Quindi l'enclave puro potrebbe essere quello di Chicago, come potrebbe non esserlo? Ora perché vi sto raccontando questo? Perché forse potrei riportare Fallout Universalis, ormai non è più in alfa, ho parlato un po' con gli sviluppatori, ho seguito il progetto e adesso hanno messo i modelli, arte, musica, hanno messo tutto e l'hanno rimodellato. Quindi forse potrei riportarvi Fallout Universalis. Però prima vi ho dovuto dire cos'è l'enclave, perché con la sua fine, il suo inizio. Quindi a breve porterò Fallout Universalis con l'enclave. Adesso sapete un po' di più sull'enclave. E niente, grazie per aver visto questo video. Ciao ragazzi. God bless the old Navy. God bless America.